era uscito fuori ed era l'intervento di Napo Pistelli, che è il vicepresidente di Eni, uomo diciamo dell'internazionalizzazione di Eni, e che è importante. Dice: attenzione alla transizione digitale, attenzione alla digitalizzazione ai ritmi che noi stiamo mantenendo, perché si parla tanto tanto ovviamente della decarbonizzazione, ma non si è sufficientemente attenti a quelli che potrebbero essere i danni ambientali e anche alla componente energivora che la digitalizzazione, la transizione digitale sta portando con sé. Si riferiva anche a questa questione delle terre rare, allo sfruttamento molto diciamo intensivo, ma non solo delle terre rare, ma anche di altri elementi, perché poi ecco, in questo giornalisticamente accomuniamo nelle terre rare tante cose, ma saranno poi i nostri ospiti a spiegarlo meglio. Ecco, questa cosa mi ha molto impressionato perché ho intravisto poi quelli che sono i numeri di questa transizione digitale, i costi energetici e ovviamente ambientali ed infine anche sociali, perché come ci spiegheranno i nostri ospiti questa sera, le terre rare scatenano guerre, conflitti, colpi di Stato, organizzazioni più o meno criminali a gestire l'estrazione e il commercio delle medesime. Quindi devo dire, io saluto tutti, alcuni li ho menzionati perché sono i partner di questo talk, in particolare Andrea e Luigia. Non saluto gli altri miei keynote speaker per una semplice ragione che fra pochi secondi starà Riccardo Fumagalli a leggere le brevi note biografiche di ognuno di voi e quindi buon lavoro questa sera. Buonasera a tutti e bentrovati. Prima di iniziare riepilogherò qualche breve regola d'ingaggio per mantenere l'ordine durante il talk di questa sera. La prima regola è quella di tenere il microfono spento quando non si parla per evitare rumori di fondo. La seconda regola è che per richiedere la parola è sufficiente l'utilizzo della chat di Zoom. Troverete infatti una piccola icona a forma di fumetto nella barra inferiore del programma e vi basterà segnalare il vostro desiderio di intervenire in modo che io possa prendere buona nota. La terza e ultima regola, che abbiamo purtroppo dovuto contingentare la durata degli interventi per poter concedere la parola a tutti, e vi chiediamo quindi di stare nei 2 minuti, una regola che ovviamente non vale per i keynote speaker che hanno più tempo. Adesso qualche accenno biografico dei nostri keynote speaker. Francesco Semprini, giornalista professionista, vive negli Stati Uniti dal 2001, ha seguito per la stampa le più importanti vicende politiche ed economiche americane del nuovo secolo. È stato inviato di guerra nei principali teatri di crisi del pianeta. Per il quotidiano torinese ha aperto un ufficio di corrispondenza alle Nazioni Unite, ha curato ed è coautore del volume Emergenza Libia, ed ha prodotto 7000, documentario breve sulla crisi del Venezuela. Andrea Cosentino, ingegnere elettronico delle telecomunicazioni e dell'intelligenza artificiale, ottiene un master in finanza, ha lavorato nella consulenza di direzione nei fondi di investimenti sulle rinnovabili, prima di spostarsi a Londra per una società con interessi in Africa. Ha poi creato un centro studi nella capitale britannica con l'obiettivo di spiegare l'opportunità di mercato delle infrastrutture italiane nei fondi di investimento. Marco Bussi, co-founder e business development director di Comtest Wireless Limited, laureato in ingegneria elettronica al Poli di Torino. Negli ultimi 20 anni si è occupato di telecomunicazioni critiche e trasporti, seguendo progetti in diversi paesi dell'Europa, del Medio Oriente e dell'Australia. Si è inoltre dedicato al cyber e al SIGINT nel settore delle comunicazioni radio per gli UAV, con collaborazioni con industrie della difesa europee. Massimo Zorrini, infine, è giornalista e da sempre si occupa di esteri e politica internazionale. Nel 2000 ha lavorato per un'agenzia di stampa internazionale, dedicandosi principalmente all'Africa. Nel 2012 fonda International Italia SRL con i suoi prodotti, l'agenzia quotidiana InfoAfrica, il bimestrale Africa Rivista e il mensile Africa Affari che dirige. Prego, Con passo noi la c'è anche parola a Luigia Caponi, però, Luigia che Caponi, sì, che è modera, la e se no presidente, sembra che facciamo anche certo. una Luigia Caponi, discriminazione di la genere, presidente possiamo. dell'associazione NED, che modererà il talk di questa sera, a cui lascio la parola prima dell'introduzione
di Francesco Semprini. Prego. Grazie Riccardo e grazie Andrea e buonasera a tutti. Noi siamo molto felici di collaborare con l'Avento e Associati a questo talk perché come NED insieme ad Andrea ci stiamo occupando di terre rare e finanza in particolare da circa un annetto. Abbiamo iniziato il 20 di ottobre, abbiamo fatto un follow up proprio il 20 di gennaio e oggi è 22 febbraio e dobbiamo dirvi che alcune delle cose che abbiamo detto il 20 gennaio sono già state smentite nei fatti. Questo proprio per darvi l'idea della velocità di cambiamento che c'è su questo asset così importante. Io però mi fermerei qui e darei la parola a Francesco Semprini, che ci farà una introduzione anche legata all'arrivo delle terre rare, diciamo così, al Palazzo di Vetro. E anche perché poi Francesco ci deve lasciare e lo ringraziamo molto di essere stato con noi anche in condizioni difficili come quelle di oggi. Francesco, a te la parola, grazie. Mi sentite? Sentite, sì, Sì. perfetto. Sì, grazie. Ripeto, sono in auto, quindi mi scuso sia per la luce che per eventualmente i rumori di sottofondo. Beh, vorrei partire con un dato che è fondamentale, ovvero che più o meno un terzo delle risorse di terre rare sono controllate dalla Cina. E questo è un dato fondamentale perché comunque già conferisce alla Cina, che è una delle due grandi potenze mondiali insieme agli Stati Uniti, conferisce alla Cina un vantaggio competitivo molto importante per tutta una serie di motivi e vedremo perché. Il suo immediato competitor, che sono gli Stati Uniti, in realtà ha ben un terzo delle risorse di terre rare rispetto alla Cina, cioè la Cina controlla 3 volte di più in termini di risorse di terre rare rispetto agli Stati Uniti, che sono il principale competitor, 10 volte di più delle risorse di terre rare che sono controllate dall'India, che è un altro grande player per quanto riguarda appunto le terre rare. La Cina ha un vantaggio non solo in termini assoluti, cioè di quantità che controlla di terre rare, ma ha anche altri due vantaggi, uno tattico e uno strategico. Quello tattico, che è il primo, è che la Cina ha per lo sfruttamento delle terre rare le supply chain più corte rispetto a tutti gli altri paesi che possono dotarsi, che sono dotati e che sfruttano le terre rare. Che cosa vuol dire la supply chain più corta? Vuol dire che la catena di approvvigionamenti, tutta la catena di lavorazione, la filiera di lavorazione delle terre rare è la più corta e quindi questo significa che è anche la più economica, quindi costa di meno ed è anche la più veloce. Sappiamo, in un momento in cui il mondo sta vivendo una grave crisi legata proprio alle supply chain in generale, merci da una parte all'altra del globo, che sta mettendo in difficoltà i paesi e sta alzando molti prezzi, sappiamo quanto è importante avere questo vantaggio tattico, cioè avere delle supply chain molto più corte rispetto ai concorrenti. E l'altro elemento che è invece strategico, ovvero che conferisce alla Cina un altro enorme vantaggio competitivo, è il fatto che altri paesi che comunque hanno risorse di terre rare, ad esempio il Vietnam, ad esempio l'India, ad esempio il Brasile, sono tutti paesi con cui la Cina ha già stretto degli accordi di sfruttamento o comunque di scambio, cioè fornisce infrastrutture in cambio magari di forniture di terre rare. Quindi capiamo che il vantaggio competitivo della Cina sulle terre rare è modulato su queste tre dimensioni e questo ne fa sicuramente un attore importantissimo, il principale attore, colui dinanzi al quale si devono affrontare tutte le sfide relative a a questa risorsa che è sempre più fondamentale al giorno d'oggi. È fondamentale non solo dal punto di vista della produzione dei semiconduttori, ovviamente, ma proprio perché è importante per i semiconduttori, è fondamentale controllare le terre rare perché dà un vantaggio competitivo su due aspetti: l'aspetto dell'industria aerospaziale,
dell'aspetto dell'industria cibernetica, ovvero le nuove due dimensioni militari, cioè la quarta dimensione e la quinta dimensione bellica, quelle che vengono chiamate le due dimensioni, le nuove due dimensioni belliche, sulle quali, e lo stiamo vedendo anche adesso nel conflitto che prima era a bassa intensità e adesso sta diventando piano piano un conflitto a più alta intensità, quanto è importante anche l'aspetto della guerra cibernetica, cioè i sabotaggi dal punto di vista informatico sono diventati ormai uno strumento fondamentale anche per i conflitti, non solo i conflitti in generale, ma soprattutto i conflitti a bassa intensità che sono sempre più diffusi nel pianeta. Le terre rare sono presenti principalmente come tipo di concentrazione di stati, ad esempio in Afghanistan, e sappiamo questo che cosa vuol dire, laddove gli Stati Uniti e l'Occidente hanno abbandonato l'Afghanistan e l'Afghanistan è immediatamente attivo alla Cina, sappiamo questo che cosa potrebbe significare da un punto di vista di sfruttamento da parte della Cina nell'Afghanistan, anche se dobbiamo dire, questo è importante precisarlo, anche se la Cina non ha ancora avviato importanti operazioni di sfruttamento delle terre rare in Afghanistan, perché vuole avere dall'Afghanistan, quindi dal regime dei talebani con cui parla correntemente, che ha in qualche modo Francesco, delle garanzie di sicurezza, soprattutto da contaminare. Non è iniziato lo sfruttamento? Mi sta sentendo? Ora ti risentiamo, ora ti risentiamo. Sì, ora sì. Tu ci senti? Dicevo ancora. Sì, diciamento delle terre rare della Cina in maniera intensiva, proprio perché la Cina sta aspettando garanzie di sicurezza dai Taliban. Quando questo accadrà, sicuramente la Cina potrà attingere da un altro bacino importante. Un altro paese ricco di terre rare è il Congo, in cui la Cina è già molto, molto attiva, e la terza area geografica in cui c'è grande presenza di terre rare è quella... Suspense. Francesco, ti abbiamo perso nella terza area. Niente. Va bene. Penetrare in maniera più soft. Francesco, e cerca appunto... sì. Francesco, ti abbiamo perso proprio mentre ci dovevi dire la terza area. Ci hai lasciato con questa suspense. Sì, mi sentite? Mi sentite adesso? Sì. Adesso sì, vai a tratti, ecco. Ma... lo so, è il segnale, sono in auto per questo purtroppo. E dicevo, la terza area è il Sud America. Il Sud America, paesi come l'Argentina, ma soprattutto il Cile, sono ricchi di terre rare, e in questa area, in questa regione, la Cina sta tentando di penetrare in maniera più soft, ovviamente, attraverso una serie di accordi. E la cosa, l'elemento politico importante, è che con i grandi cambiamenti negli scenari politici che si stanno succedendo in Sud America, e in particolare abbiamo visto anche in Cile, la Cina potrebbe trovare terreno fertile per accordi di sfruttamento. Chiudo con una mia esperienza personale che è legata alle terre rare, esperienza di giornalismo, diciamo così, di prima linea. Quando io sono andato in Venezuela, al confine tra Venezuela e Brasile, durante il grande esodo dei venezuelani che scappavano verso la Colombia, che scappavano verso il Brasile, perché, diciamo così, piegati da una crisi economica, politica enorme, che è quella appunto che sta colpendo il paese latinoamericano, bene, ho scoperto una storia su cui poi giornalisticamente mi ci sono in qualche modo buttato a capofitto cercando di scoprirla. È una storia che pochi conoscono, ovvero la mattanza che le milizie di Maduro stanno perpetrando ai danni di una popolazione indigena dei Femones, che è una popolazione che vive a cavallo tra il Brasile e il... E anche qui, suspense, tra il Brasile e... lo vedremo nella prossima puntata. L'abbiamo proprio perso del tutto. Va bene. Ringraziamo Francesco Semprini, appena riuscirà a ricollegarsi ci facciamo dire la seconda puntata. Io approfitto per riprendere due cose che ha detto Andrea Vento e per non dare per scontato. Cosa sono le terre rare? Sono 17 elementi presenti in natura e ci sono due questioni. La prima è che non sono affatto rare e la seconda che molto probabilmente da stasera sapremo di più che non sono nemmeno così ecologiche al momento. La transizione digitale, la transizione ecologica di cui l'Europa si è fatta intestataria come battaglia, vede le terre rare come fondamentali, ma
ma il processo che porta alla produzione delle terre rare in questo momento è un po' far west. Il processo l'abbiamo diviso in tre pilastri, quindi diciamo la prima fase è laddove ci sono le riserve di questi elementi ed è diciamo la fase del mining. Quella che si sta aprendo è una seconda epoca delle miniere 2.0 potremmo dire. E su questa fase l'Africa gioca un ruolo fondamentale perché è ricchissima di materiali e di materie prime. Sull'Africa abbiamo uno dei più grandi conoscitori del paese che è Massimo Zaurrini e che ringraziamo di essere con noi. E diciamo, dal punto, io ti faccio questa domanda. Come siamo messi con l'Africa dal punto di vista delle terre rare? L'evoluzione, l'ho detta, è velocissima. E due minuti prima di iniziare ci siamo confrontati e già Massimo ha smentito una delle notizie che io avevo, che è di un mese fa. Quindi il mercato va avantissimo alla velocità della luce. Quindi Massimo, inquadraci l'Africa come possessore di grandi risorse in paesi peraltro poverissimi, che noi conosciamo per essere i paesi più poveri della terra, e anche dove ci sono meno leggi a favore di una catena ecologicamente sostenibile. Tenete presente che le terre rare producono, spendono tantissima energia per essere prodotte e quindi hanno dei costi altissimi. E come sempre, laddove le regole non sono uguali a quelle europee, si paga meno. Quindi diciamo che se ci fosse un'asta di dove dare la produzione, l'estrazione, l'Europa perderebbe per costi. Laddove ci sono aziende che non rispettano ovviamente tutte le sicurezze, la materia della sicurezza, del rispetto sociale e ambientale della produzione. In questo l'Africa è un grande contenitore di tante cose e ve la faccio raccontare da chi di Africa si occupa da tantissimo tempo. Grazie Massimo, a te. Grazie Luigia per l'introduzione, mi metto il timer così non sforo perché... Non ti preoccupare, ci siamo io e Riccardo che siamo cattivissimi. Controllo anch'io. Come vado? Allora, hai detto giustamente tu e diceva Semprini, le terre rare non sono rare, nonostante il nome, nel senso che si trovano, sono distribuite ben equamente un po' in tutto il pianeta, soprattutto nella fascia sud, ma in Europa anche, ci sono nel nord Europa, l'Italia come al solito no. Non ha risorse, siamo bianchi anche da quel punto di vista. In Africa c'è, le stime dicono che c'è una grande ricchezza, soprattutto le zone più ricche sono l'Africa australe, l'Africa orientale e a cavallo Africa orientale fino ad arrivare ai grandi laghi, appunto del Congo, ma Uganda, Burundi. È interessante notare che al momento, nonostante questo potenziale, nonostante si parli già di scramble, di una nuova corsa mineraria all'Africa proprio relativamente alle terre rare, l'Africa ha una miniera di terre rare attiva al momento, una sola, in Burundi. Ci sono in lavorazione, insomma in fase di pipeline varie, almeno altri due impianti. È chiaro che c'è una grandissima attenzione. La cosa su cui vorrei soffermarmi e che mi pare particolarmente interessante è che questa volta l'Africa non vuole giocare il ruolo solo di fornitore di materia prima. Cioè, proprio sulle terre rare, intrigante tema che da noi i decisori politici nostrani non toccano e non affrontano, è uscito alla fine a settembre dell'anno scorso, ottobre dell'anno scorso, quindi pochi mesi fa, un bellissimo studio della Banca Africana di Sviluppo che analizza, anche corposo, che analizza la catena del valore delle terre rare. Quindi, partendo dal presupposto che il continente è ricco di questi minerali, si punta già, e tutta la discussione in atto in Africa in questo momento su questo tema non è solo alla mera estrazione, come accade per il rame. Cioè, alcuni paesi africani sono tra i principali produttori di rame al mondo. Non parlo dell'oro e non parlo dei diamanti, no, ma parliamo anche solo del rame. La volontà è quella proprio di costruire filiere, costruire catene del valore, quindi entrare in produzione e in raffinazione. Quel documento è molto interessante perché diversifica, a seconda anche del livello di sviluppo industriale dei paesi,
anche all'interno dei paesi del continente una distribuzione, quindi alcuni che potrebbero fare la parte mineraria e alcuni che potrebbero fare le lavorazioni successive. È interessante notare anche altre due cose che emergono da quel rapporto. Fondamentalmente le terre rare vengono viste come strategiche per lo sviluppo dell'industrializzazione del continente africano, quindi non solo come fonte economica per il commercio internazionale, ma per uno sviluppo interno. L'altro elemento interessante è che è emerso anche nei giorni scorsi durante il vertice Europa-Africa, è che si sta guardando a un asse neanche troppo velato, e questo da entrambi, tra Europa e Africa, proprio in materia di terre rare. Nell'annuncio dei 150 miliardi di investimenti nei prossimi sette anni che l'Europa ha fatto sull'Africa, è interessante, se andate a vedere la scheda di sintesi che si trova sul sito dell'Unione Europea, c'è tra i vari i temi caldi, c'è proprio lo sviluppo e la costruzione di filiere, quindi di catene del valore minerarie in Africa. Non c'è scritto terre rare, ma si legge terre rare, senza alcun dubbio. Interessante notare anche come all'Africa guardino gli stessi cinesi. Non parlo degli americani, che a livello proprio di Ministero della Difesa hanno già trattative in corso con il Malawi e con altri paesi del continente, ma gli stessi cinesi sono interessati a diversificare sulle terre rare proprio in Africa. Uno degli elementi di timore che viene acceso proprio dalla volontà dei cinesi è quello che tu dicevi, Luigia, introducendomi, cioè il punto è che la produzione, ma soprattutto la raffinazione di queste terre rare porta un footprint ambientale notevole. Quindi la gestione di tutta questa operazione, che per dire, io che guardo l'Africa in chiave economica, vedo obiettivamente come un bell'asse di sviluppo anche di quel nuovo partenariato tra Europa e Africa di cui si parla, no? Cioè può essere obiettivamente una cosa su cui costruire un asse, però con molta, molta attenzione. A me è capitato 10 giorni fa di pranzare con il ministro delle miniere dell'Uganda, che era di passaggio a Roma, e abbiamo parlato di questo. È interessante, mi ha colpito notare come l'Uganda, che è proprio... Direttore, ancora 30 secondi. Sì, in una zona chiave, abbia posto... A parte che hanno già creato un'associazione del settore minerario dedicata alle terre rare, pubblico-privata, all'interno del Ministero, quindi già siamo avantissimo, cioè ci sono già tutta una serie di interlocutori e di studi a disposizione, ma abbiano comunque l'attenzione anche all'impatto ambientale di cui parlavi, che lato africano spesso, quando si parla di questi grandi business poi internazionali, altre volte è mancato. Quindi insomma ci sono dei presupposti intricati. Grazie, per ora mi fermo qui. Sì, io volevo anche aggiungere che è notizia recente che forse è l'unica soluzione, cioè una speranza per quanto riguarda appunto la questione ambientale, la facciamo noi, cioè la fa il fatto che è difficilissimo ormai tenere nascosta una notizia, e quindi il controllo, diciamo, della catena della produzione avviene anche dai produttori europei, dai produttori internazionali, per cui per esempio l'automotive ha chiesto che ci fosse una certificazione ambientale per comprare determinate batterie per determinate automobili piuttosto che altre. Quindi diciamo che se tutti ci mettono l'attenzione, anche laddove non si è abituati a fare leggi, la sicurezza ambientale, saranno per forza spronati, no? a doverlo fare, altrimenti non le vendono, ora generalizzando molto. Quello di cui si parla raramente sulle terre rare, scusate il gioco di parole, è l'aspetto finanziario. Invece, andando ad analizzare appunto con Andrea Cosentino chi possiede cosa, abbiamo scoperto che anche tutta questa narrazione per cui sulla scacchiera mondiale ci sono due grandi players
Cina e Stati Uniti l'un contro l'altro armati, non è poi una narrazione reale. Perché se la mattina, diciamo così, si fanno la guerra, la sera si accordano, perché sono interrelate. Sono interrelate al punto tale che Andrea vi dirà come sono composte alcune delle più grandi società di hedge fund che gestiscono le terre rare. Andrea, a te questo aspetto finanziario è forse quello meno noto e quello sicuramente meno trattato, per cui il report che abbiamo messo insieme, che Andrea ha messo insieme da più di 6 mesi a questa parte, è un report molto, molto importante. Vi dico anche che sicuramente stasera non esauriremo tutte le domande che vi genererà, perché ve ne genereranno, e poi ci metterà il carico Marco Bussi con altre questioni, e perciò siamo felici di cominciare a parlarne almeno. Andrea. Allora, sì, a me l'arduo compito di creare il collegamento. Allora, sicuramente, come ha detto bene Francesco all'inizio, c'è una mappatura di queste miniere. La verità è che il 95% di tutte queste miniere delle terre rare sono gestite dai cinesi. I cinesi che hanno anche, diciamo, sono fortissimi nella raffinazione. E qui inizia a entrare la finanza. Infatti, diciamo, prima di dicembre c'erano due società totalmente cinesi, si chiamano Minmetals Rare Earth e Kingal Rare Earth, e altre tre società di China Northern Rare Earth Group, Xiamen, Ninensun e Liang Group, che invece c'era una correlazione tra la finanza cinese e la finanza americana, ovvero in queste ultime tre c'erano una presenza di minoritaria di BlackRock e Vanguard. Una data importante è che nel 2012, di preciso il 2 settembre, fondo cinese e BlackRock dividono le loro strategie. Ma non qua. Quello che è successo molto importante a dicembre, Xi Jinping crea con il suo capitalismo di Stato, unisce altre tre società delle terre rare cinesi e ne crea praticamente una terza, che si chiama China Rare Earth Group. Quindi, diciamo, la finanza inizia ad entrare qua, in poche parole. Poi che succede? Dopo la raffinazione abbiamo la parte commerciale. E qui abbiamo ad esempio il settore in cui ho lavorato io, che è il fotovoltaico e l'eolico, che se 11 anni fa erano tutti società diverse a produrre pannelli, adesso sono praticamente al 90% cinesi, controllano anche i magneti dell'eolico, e quindi, diciamo, loro stanno facendo tutto questo perché loro veramente stanno facendo un cambio epocale lasciando il carbone, e si sono, diciamo, tutti i pannelli e l'eolico ce l'hanno soprattutto per loro. Sono molto forti anche nel settore delle batterie, e anche, cioè, guardate anche i cellulari, diciamo 11 anni fa esistevano altri cellulari che ora non esistono più, adesso a parte Samsung ed Apple praticamente sono totalmente cinesi. Come si è detto, come ha detto anche la Popistelli, che la transizione energetica è una transizione economica. Quindi al 2035 due grossi lavori che sono stati pubblicati sul The Guardian dicono che la finanza fossile, quindi noi occidentali, perderemmo circa 12 trilioni di euro. Ci sarà questa e se noi non controlliamo questa transizione, questi, diciamo, 12 trilioni di euro andranno direttamente alla Cina. Per fortuna, ma poi ne parlerà Marco, diciamo, la parte dei semiconduttori, diciamo, quella, insomma, non è, essendo una tecnologia complessa rispetto al fotovoltaico e all'eolico, quella è più, diciamo, in mano al mondo occidentale. Lato prodotti finanziari, pure qua è incredibile, cioè ho parlato con tantissimi fondi, a parte Robeco e Ofi e qualche piccolissimo fondo, sul mercato della finanza esistono solo ETF,
cioè molti fondi erano partite con le terre rare come UBS ed altro, per poi cancellare questo prodotto finanziario. Cioè è un po' un assurdo, cioè tutto il mondo va in quella direzione, diciamo, mentre i prodotti finanziari sono pochissimi, i lavori prima di dicembre principali erano della World Bank, abbastanza didattico. La Commissione europea si è accelerata con la piattaforma di ERMA, che unisce tutti i pezzi europei delle terre rare, le varie società, e questo importante CIPS Act di cui parlerà sicuramente diciamo, Marco. Questa quindi, diciamo, come ha detto bene Luigi, c'è una totale interconnessione tra i mondi, cioè la Cina non può stare senza gli Stati Uniti e gli Stati Uniti non possono stare senza questi prodotti delle terre rare, che banalmente, diciamo, siamo circondati da prodotti delle terre rare. Quindi pensate voi un giorno a stare senza cellulare, senza computer, per, diciamo, non pensare all'F-35. Andre, diamo qualche numero, perché i numeri sono impietosi. Sì, diciamo che ad esempio in una batteria di una macchina c'è un chilo di terre rare, in una, diciamo, pale eolica ci stanno 1000 chili di terre rare. Poi c'è una griglia di incrocio tra tutte queste terre rare e le varie tecnologie, fa sì che, ad esempio, per un F-35 servono 400 kg di terre rare. Quindi questa, diciamo, ecco perché, a parte il mondo normale, il nostro, anche il mondo militare ne ha un fortissimo bisogno. Quindi la Cina ha bisogno di queste terre rare perché, cioè, tra le vie della seta la più forte è ancora quella commerciale. Quindi la Cina va avanti a vendere cose, ma tu puoi vendere un cellulare di alto valore nel mondo occidentale, non certo in Africa oppure in altri paesi asiatici, poco proprio. Quindi siamo totalmente collegati e ovviamente bisognerà trovare un modo di convivere nei vari capitalismi di Stato e capitalismo liberistico. Poi ci occuperemo, torneremo, faremo un focus sull'Europa e poi arriveremo anche a dire che cosa può fare l'Italia in questo momento. La seconda fase, come avete capito, è quella che genera più problemi ma anche più opportunità, cioè la fase della raffinazione, quindi poi del prodotto finito. E i prodotti finiti potete intenderli come chip e batterie che fanno andare tutta la nostra vita, perché anche stasera stiamo usando tanti chili di terre rare in questo momento. Senza quella cosina piccola che si chiama semiconduttore, molta parte della nostra vita normale non ci sarebbe. Per questo abbiamo chiesto a Marco Bussi di fare un focus sui semiconduttori e anche perché, per ritornare a quello che vi dicevo prima della velocità di cambiamento, vi dico soltanto che, se ricordate, il 15 settembre Ursula von der Leyen fece il discorso sullo Stato dell'Unione e dichiarò che l'Unione Europea si sarebbe dotata di un'autonomia sui semiconduttori. Esattamente 6 mesi dopo, cioè l'8 febbraio 2022, è uscito quello che è chiamato il CHIPS Act, che adesso è al Parlamento e verrà votato. Ora, poi, se volete, possiamo con Marco anche entrare nel CHIPS Act, che proprio risente di un'influenza particolare e non ci è piaciuto proprio tanto. In generale, diciamo che è molto spostato sull'automotive e sull'industria pesante, cioè i due pilastri dell'industria tedesca. Però la velocità di movimento di un'iperburocrazia qual è l'Europa dimostra la rincorsa che l'Europa sta facendo, perché si è resa conto in ritardo che essere tagliati fuori, quantomeno dalla seconda barra terza fase, quindi dalla raffinazione con l'Africa, come avete sentito da Zaurini, e dalla produzione con le intelligenze e i know-how che noi abbiamo in Occidente, vuol dire diventare completamente dipendenti. Fate conto, se non fossimo stati abbastanza chiari, di poter spannometricamente considerare le terre rare la nuova OPEC, essere dipendenti da qualcun altro in più o meno tutta la vita, tutta la tecnologia. Ora, i nostri computer non tanto, ma pensate ai settori strategici, qui facciamo intelligence, la difesa, la sicurezza, la cyber security.
la questione diventa complicata. Quindi l'Europa si dota prima di una piattaforma che è l'ERMA, che ha cominciato a funzionare da poco. Andrea è stato invitato 10 giorni fa, mi pare una settimana fa, nella prima conferenza che il Canada ha fatto con l'Europa per proporsi come fornitore per l'Europa, e poi si è dotata del CHIPS Act sui semiconduttori, che sono la parte fondamentale di questa catena. Cosa sono i semiconduttori per noi esseri normali, Marco Bussi? Ciao, cercherò di essere chiaro e farò delle semplificazioni. Meno male siamo online e non live, altrimenti mi beccherei i pomodori e le uova da chi mi sente, diciamo, semplificare eccessivamente questo argomento. Allora, breve, diciamo, rollback sulla parte, diciamo, di terre rare. Terre rare sono 17, si dividono in terre rare leggere e pesanti, e poi c'è tutta una serie di prodotti, diciamo, di materiali su cui la Cina ha anche posto, diciamo, la propria attenzione da diversi anni. La ragione per cui la Cina arriva su questo settore è sostanzialmente perché è environmentally pesante, diciamo, appunto, ha un impatto sull'ambiente pesante, e perché è labor intensive, quindi c'è molta manodopera, quindi ci arriva senza rendersi conto della ragione. E per cui ci entra, però si guadagnava, quindi ha deciso di iniziare chiedono il neodimio, produciamo il neodimio. Dopodiché si sono trovati a essere tra i primi al mondo a produrre il neodimio, come tanti altri materiali, no? A questo punto ha visto che la cosa funziona. Tenete presente che la lavorazione di questi materiali comporta a volte fino a 100 passaggi, diciamo, no? Fino a quando si spezzano i minerali, vengono trattati con solventi, eccetera, eccetera. Quindi è un processo molto lungo e costoso, anche energy intensive in certi casi, no? Quindi c'è stata, diciamo, questa polarizzazione della Cina, dove vengono impiegate le terre rare e anche gli altri materiali, perché il silicio non è una terra rara, però fa parte degli altri materiali come copper, il rame, il manganese, nickel, eccetera, eccetera. Ma prevalentemente la cosa principale oggi, per esempio, è nei magneti permanenti, perché i magneti permanenti, il 38%, diciamo, del consumo di terre rare nei magneti permanenti, neodimio. Poi, per esempio, nel cracking catalyst, cioè i catalizzatori che servono per spezzare le molecole degli idrocarburi, nel vetro, ad esempio, tutti i pannelli solari, eccetera, eccetera, e nel trattamento del vetro, nelle leghe per le batterie, nella metallurgia, nelle leghe in genere, che vengono utilizzate un po' dappertutto, e nelle ceramiche, nei fosfori degli schermi, nei LED, eccetera, eccetera. Perché sono particolari, però? Teniamo presente che non sono così tremendamente rari. Anche il lantanio e il tullio, che sono quelli più rari di tutti, sono 200 volte più diffusi dell'oro. Okay, ma sono importanti perché senza un po' di quel materiale, anche in quantità ridotte, certe cose non si possono fare. Per esempio il neodimio ci hanno provato, ci sono dei tentativi adesso di produrre dei magneti permanenti. Attenzione, magneti permanenti vuol dire auto elettriche, vuol dire le bobine dei microfoni, delle casse, degli altoparlanti, vuol dire tutto ciò che è elettrico, attuatori elettrici che possono essere un motore elettrico di una Tesla come un attuatore di un F-35. È tutto ciò che viene mosso sostanzialmente con un magnete permanente. Sono importanti perché senza pochissimo di tutto questo non si riesce a produrre uno specifico dispositivo. A questo punto andiamo a vedere la transizione ecologica. La transizione ecologica è bellissima, diciamo, bisogna che ci spostiamo sull'elettrico, eccetera, eccetera. E se uno va a guardare le richieste di materiale transizione ecologica, io vi faccio vedere una piccola slide, non starò a tediare la slide, ma semplicemente guardate questa slide, fatemi magari ingrandire un pochino, e vedrete che praticamente le auto elettriche rispetto alle auto convenzionali hanno una richiesta di questi materiali che vanno dal grafite, cobalto, zinco, eccetera, eccetera, altre rare earths, sono appunto le terre rare, che cominciano a essere interessanti. Guardate nel solare, per esempio, silicio, terre rare, guardate nell'eolico, sia onshore che offshore, nel nucleare c'è già di meno, e guarda caso nel carbone, nel gas naturale, queste cose sono decisamente ridotte. Vogliamo divertirci ancora? Dove sono questi elementi? Queste terre rare? Gallio in Cina, niobio in Brasile, eminentemente. Qui stiamo guardando le maggiori produzioni di questi materiali. Vogliamo ancora divertirci? Andiamo, per esempio, nella produzione di pannelli solari. Qui vediamo proprio che si vede che tra silicio, argento e rame, sostanzialmente, c'è un incremento di consumo nel mondo enorme. Con la Cina, guardate qui sulla destra,
che produce una certa quantità, 5.400.000 tonnellate di CO2 grezzo. Labor intensive, capital intensive, e quindi si mette a produrre queste cose. Allora, facciamo un attimino mente locale. Allora, abbiamo detto che sono labor intensive, che sono capital intensive, quindi sono, cioè, richiedono tanti capitali, tanta manodopera, sono impattanti dal punto di vista sia energetico che ambientale. Richiede solventi che sono talvolta appunto tossici, eccetera, eccetera. E la cosa interessante è come side effect, come effetto secondario, a volte sintetizzate anche dei materiali radioattivi. Perché ovviamente il trattamento, la separazione magnetica, eccetera, eccetera, producono ovviamente delle scorie che sono radioattive, i metalli, tutti gli elementi radioattivi, transuranici, sono tutti radioattivi. Quindi vi trovate anche delle cose che non volete, o magari che volete, però non in quel momento. Però questo apre anche delle opportunità. Perché? Perché se noi andiamo a vedere i cinesi e anche altre aziende, ci sono studi per esempio in Canada e in Alaska, ad esempio, in cui ci sono delle aziende che hanno cominciato a dire: oh, io ho una miniera di uranio abbandonata. Benissimo. Ciò che era scarto per l'uranio diventa improvvisamente un materiale già pretrattato per, ad esempio, per l'estrazione di altre terre rare. Quindi cercare depositi di altri materiali, per esempio quelli radioattivi, i cui scarti sono sostanzialmente già stati pretrattati. C'è poi la parte di depositi che sono in forma diversa, per esempio in Cina, nella regione di Sichuan, si trova praticamente uno dei più grossi giacimenti in cui questi materiali sono ingegnere. Sì, sono depositati sotto forma di argille. Infine, cercare di riciclare i materiali che sono presenti. Sono diverse aziende che stanno cercando di lavorare in questo ambito, per esempio dei vecchi hard disk. Ultima cosa, e chiudo qui la prima parte dell'intervento, nei semiconduttori la presenza delle terre rare non è così è diffusa, però è importante soprattutto nella parte di packaging, nel trattamento del drogaggio, diciamo, e nella produzione di apparati sostanzialmente che sono quelli utilizzati poi in quelli che utilizzano poi i semiconduttori, per esempio nei LED display, per esempio negli hard disk, eccetera, eccetera. E restituisco la parola. Riccardo, credo ci siano delle domande in chat. Sì, io direi, introduciamo prima la prima terna con tre interventi di Paolo Chirafisi, di Giuseppe Delia e di Petter Johannesen, rispettivamente Paolo Chirafisi, analista di geopolitica per la testata La Voce Repubblicana, Giuseppe Delia, business development manager di SIG, e Johannesen Peter, che è console onorario della Repubblica della Namibia per la Lombardia. Prego, Paolo Chirafisi. Salve, buonasera a tutti. Ringrazio Andrea Vento per il 146esimo Talk Resiliente. Saluto tutti, Andrea Cosentino, l'amico Andrea Cosentino, Luigi Caponi e tutti gli altri. Introduco il terzo incomodo, la Russia, dopo Cina e Stati Uniti. Leggevo ultimamente di un inizio di leadership nella Russia, in particolare nei sei elementi che fanno parte del gruppo del platino, il PGM, il Platinum Group Metal. Sono sei elementi. C'è il rodio, il palladio, il platino, l'iridio, l'osmio e il rutenio. E praticamente il palladio in particolare è in grande, diciamo, c'è una leadership russa nel palladio e si fonda su due compagnie di Stato simili a quelle cinesi, la VTB e la VEB, la Vnešnjorg Bank e la Vnešekonom Bank. Sostanzialmente il modello è quello cinese. Quindi la prima domanda era rivolta agli esperti di hedge fund. E c'è una presenza anche negli hedge fund da parte di soggetti russi, visto che in questo momento la Russia è un po' al centro dell'attenzione. La seconda domanda attiene invece all'autonomia strategica, o meglio ai tentativi di autonomia strategica che vanno dal mine al magnet, quindi dalla miniera al magnete, cercando di chiudere il ciclo in qualche modo. Il PNRR... diciamo, cerca di introdurre qualche elemento di questo genere tramite cassa depositi e prestiti, sostanzialmente. Il concetto sarebbe un equity privato-pubblico, più pubblico che privato, diciamo, con la solita cassa depositi e prestiti
che tramite un private equity cerca di sostanzialmente approdare a delle gigafactory dove, che sono molto costose, sono molto, come diceva giustamente prima l'ingegnere, il processo è molto lungo, 100 passaggi, sono molto costose, per cui ci vogliono capitali grossi per arrivare ad una gigafactory per i nostri magneti futuri. Grazie mille. Vuoi facciamo rispondere Andrea? Sì, sì. No, facciamo continuare. O facciamo continuare le domande? Sì, prego. Vai. A Giuseppe Delie. Sì, buonasera a tutti, grazie per aver accettato questa domanda mia. Io mi occupo di energie rinnovabili dal 2006, quindi ho vissuto anche quel momento in cui fondamentalmente la Cina non era ancora il più grande produttore di moduli fotovoltaici, ma era l'Europa. In quel periodo l'Europa rappresentava, parlo di 2010, 2011, 2009, l'Europa rappresentava il 70% del mercato mondiale e rappresentava anche il 70% della produzione di moduli. C'erano delle eccellenze in Germania, anche in Italia stessa, abbiamo avuto una Solar Valley proprio, come si nota, il mio accento nella mia regione, che è il Veneto. E in quel periodo io sentivo parlare di terre rare. Cioè, c'era un report della Commissione europea del 2010-2011 che diceva attenzione, il fotovoltaico porta a un uso smodato di terre rare, cioè il report del Raw Material Supply Group, del Metal Stocking Society, e facevano queste grandi dichiarazioni. È un problema, come risolverlo? Sicurezza della supply, gestione delle riserve e riciclo. Due anni dopo l'Europa passa, diciamo, rapidamente da 70% della produzione mondiale al 15%, anche come installato, la Cina diventa il baricentro di tutto quello che è il fotovoltaico e di colpo si smette di parlare dell'abbinamento terre rare e rinnovabili. Da due anni a questa parte l'Europa inizia a ritornare forte e oggi è quasi il 50% del mercato nelle rinnovabili e torna fuori il discorso ma le rinnovabili, la transazione, le terre rare è il male assoluto. E quindi io lo vivo male questo rapporto tra rinnovabile e terre rare, no? E quindi ho cercato di capire, ma siamo veramente noi delle rinnovabili che facciamo così tanto male all'ambiente? E ascoltando effettivamente questi interventi interessantissimi, ma anche altri passati organizzati da Vento, in realtà dico no, in realtà è come voler mettere nel nostro zaino la pietra pesante, come dire, il cibo per tutti, no? Come le rinnovabili portano dentro il male che in realtà poi si porta dietro le tecnologie normali, si porta la parte appunto militare, il digital. E quindi cosa poter fare? Beh, non lo so ovviamente cosa poter fare, però certo non mi sento il responsabile unico di questo male. Però nell'intervento di oggi ho sentito tre cose molto interessanti che mi portano alla domanda poi, diciamo, che voglio condividere, ed è questo. Se io metto insieme il fatto che oggi nelle terre rare investono molto più che in passato fondi di investimento trasversali, come giustamente diceva Cosentino. Ci sono investitori privati come Tesla che si stanno comprando le loro miniere di terre rare, quindi non investe proprio, dice io mi sono fatto la macchina, mi faccio la fabbrica di batterie, mi faccio anche la fabbrichetta di terre rare. E in più, come suggeriva appunto Zaurini, l'Europa sta iniziando forse a presidiare quegli altri due punti della catena che non è soltanto il riciclo, ma è il controllo della supply, magari un'ottica un po' più green. Quindi si mette insieme. Ancora 30 secondi, dottor. Sì, perfetto. Investitori privati e non più solamente, diciamo, di controllo statale. Un'Europa che cerca di creare un asse con l'Africa e un'Africa che vuole non solo occuparsi solo di estrazione, ma anche di lavorazione. Non è che in realtà questo siano dei segnali che porteranno a una stabilità? Cioè, paradossalmente, non è che per le terre rare oggi siamo forse nel momento migliore per una stabilità e anche migliore per rendere green, visto il tipo di interlocutori? Grazie. Prego dunque la parola a Johannesen per l'ultimo commento e poi la parola ai relatori. Grazie mille e buonasera, e grazie mille ad Andrea per invitarmi a esprimermi su un argomento così complesso come le terre rare. Provengo come console da un paese come la Namibia che di terre rare ne ha tante, anche se sono ben poco espresse.
io considero forse le terre rare una nuova commodity che dobbiamo dare dei nomi ad alcuni prodotti della natura che vengono poi trasformati, raffinati e venduti. Indubbiamente il fatto che un paese come la Namibia, che è piccola ma contemporaneamente estremamente importante, per esempio è il quarto produttore di uranio al mondo, e questo non lo si sa, l'uranio non è proprio se per sé una terra rara, ma l'uranio ci sta vicino, una terra. Comunque le terre rare o la terra rara indubbiamente è un qualcosa che va a toccare la politica dei paesi africani. I paesi africani troveranno un elemento anche di braccio di ferro nei confronti degli utilizzatori, perché hanno bisogno di lavorare, hanno bisogno di raffinare il prodotto in loco, hanno bisogno di impegnare i propri abitanti. E quando poi ci porterà o ci troveremo di fronte a un fatto che i volumi diventano sufficientemente grandi da legittimare una raffinazione locale, bene, noi nel mondo industriale abbiamo poi l'esigenza di dare a questi paesi quella tecnologia necessaria per poter fare la raffinazione delle terre rare. Comunque è un problema politico, non è solo un problema economico o un problema di risorse naturali, è un problema che i paesi africani stanno affrontando con determinazione, perché non vogliono più che il mondo industriale occidentale o industrializzato continui a prelevare dalla Banca Mondiale delle risorse naturali tutto quello che hanno fatto fino adesso. Io credo che noi dobbiamo qui in Europa, o specialmente in America, e la Cina ha già fatto dei passi da gigante in Africa e ha preso sostanzialmente quello per adesso che vale la pena prendere. Noi abbiamo l'esigenza di stare attenti e partecipare a questa evoluzione, ma partecipare insieme agli africani, non contro gli africani. E così ho finito la mia piccola presentazione. Perfetto, in tempi perfetti. Grazie. Scusate, mi si era bloccato il microfono. Io penso che per la prima domanda Andrea possa rispondere sui fondi russi, sul ruolo della Russia, sui fondi, se tu sei d'accordo, Riccardo. Sì, io Luigi la interrompo velocissimamente, che leggo qualche domanda, così poi possiamo trarre. Vai, insomma, vai. Leggo qualche domanda che è arrivata. Allora, una prima domanda per il dottor Cosentino. Quali chance ha l'Italia di approvvigionarsi di terre rare attraverso il riciclo di quelle presenti in apparecchi e congegni usati o dismessi? E una domanda da Sandro Bagatti. In Italia ci sono interessanti progetti di recupero dei vari minerali dei RAE, l'industria del riciclo in questo settore si sta sviluppando velocemente, quindi direi più un commento. E una domanda invece da Ottorino Maggiore Fambeste per gli specialisti: qual è lo stadio dello sviluppo delle tecnologie di recupero e riciclaggio e quanto riuscirebbero a diminuire lo stress da approvvigionamento esterno? E un ultimo commento da Tonino Inturi: il know-how può essere migliorato, raffinato, incrementato, il monopolio sui materiali rimane tale, la domanda è sul come poter contrastare lo strapotere cinese che rischia di metterci a terra. E prego quindi ai relatori di concludere, insomma, prima delle conclusioni che saranno affidate all'ambasciatore e presidente della Vento Associati, Sergio Vento. Io direi di fare un giro, se per sì, voi va bene, certo. Facciamo un giro massimo. Il futuro dell'Italia, dell'Europa rispetto all'Africa, come allora, è vero che andiamo verso la stabilità per rispondere a Giuseppe D'Elia? No, devo dire che io sono abbastanza d'accordo con D'Elia, cioè non so perché, ma ho un feeling un po' ottimista su questo asse che si può creare. Fondamentalmente legato a due considerazioni, cioè molto semplici, poi ora sarò anche un po' banale, ma da un lato questa questione delle terre rare è una questione strategica, prima di tutto, prima ancora che economica,
È una questione strategica. Allora, Africa, l'Europa, l'Europa sta cercando una nuova relazione col continente africano. Speriamo, lo sta cercando da tanto, lo dice da tanto, vediamo se lo fa davvero finalmente. Allora, questo però è veramente l'elemento terrenale, è veramente un elemento su cui questa nuova relazione si può costruire. Perché l'Europa, noi prendiamo il 98% delle terre rare dalla Cina, cioè non è monopolio, è tutto. Non è possibile, se i cinesi chiudono il rubinetto perché si arrabbiano, allora è ovvio che questa è una situazione ingestibile, ingestibile. Dall'altra parte, quello che dicevo, per cui io credo che ci sono buone... Ho un solo timore, lato africano, una paura, che vedo in molti rapporti europei e anche internazionali, sono due i timori. Uno è questo, in molti rapporti vedo quello che diceva prima l'ingegner Bussi, cioè le terre rare svolgono alcuni compiti che ancora svolgono solo le terre rare. Quella ancora mi fa paura, perché la mia paura è che si monta tutto su un settore così intensivo di capitali, tutta una narrativa e un avvio, un abbrivio di terre rare, poi tra 5 anni scoprono una qualcosa che li sostituisce e gli africani vengono abbandonati al loro destino. Prima paura che ho. La seconda magari la dico dopo e passo agli altri, scusate. No, io volevo dire a Delia che è vero che non bisogna sentirsi colpevoli, però come dicevo prima, per raffinare una tonnellata di terre rare ci vogliono 200.000 litri di acqua che diventa contaminata. Allora la questione ambientale sulle terre rare diventa preponderante, politica appunto, prima di tutto. E per ricollegarmi a Massimo Zaurrini, ci sono già esperimenti alternativi. In Europa c'è un consorzio mondiale che sta creando quello che viene detto in maniera molto banale, il sole di produzione, il nuovo sole che dovrebbe produrre energia da fusione nucleare e non da fissione, quindi senza rilascio delle scorie per il quale il nucleare, insomma, è tristemente noto. Quindi questa paura io la condivido perfettamente. Andrea, per i russi, vogliamo rispondere a Paolo Chirati. Guarda, la Russia, grazie Paolo per la domanda, la Russia ha circa il 15% di miniere di terre rare, che vengono cogestite ovviamente principalmente con la Cina. Quindi i magnati russi a Londra se ne vedevano parecchi nel settore minerario. Per quanto riguarda l'Europa, si è attivata più o meno da un anno, da quando ha creato questa piattaforma chiamata ERMA, che va a prendere tutti gli attori di questa supply chain. E qui si parla anche di recupero, da prodotti elettronici, quelli che in Italia sono i RAE. Per quanto riguarda la BEI, si sta muovendo tantissimo. Ovviamente la BEI è collegata in maniera abbastanza forte con il nuovo amministratore delegato a Cassa Depositi e Prestiti. Per quanto riguarda con Giuseppe Delia, grazie per la domanda. Abbiamo vissuto forse un periodo insieme del boom delle rinnovabili in Italia. Ovviamente si possono anche lì i pannelli possono essere recuperati, no? Con il revamping e mettere i pannelli e recuperare materiale dai vecchi. Il problema delle miniere è che per avviare una miniera, come dice l'Agenzia dell'Energia Internazionale, che servono dai 12 ai ancora 30 secondi anni. Dottor Cosentino, sì. Poi l'opportunità per l'Italia, io vedo sempre, considero l'Europa, noi in Italia abbiamo tanto know-how, tanti chimici, geologi, ingegneri di alta qualità, quindi io sono abbastanza ottimista. Per quanto riguarda il dottor Peter, lavorare insieme con l'Africa è ovviamente la strategia migliore, non esistono altri, anche perché dobbiamo recuperare abbiamo perso circa 12-15 anni in cui la Cina si è presa praticamente quasi tutto in Africa. Marco, che futuro c'è per l'Italia anche nei semiconduttori? Perché voglio dire,
noi non possiamo pensare di diventare fornitori, no? Ah, chiariamo una cosa, stiamo secondo me scollando due cose. I semiconduttori sono una cosa, servono le terre rare, ma le terre rare sono un'altra. Le terre rare sono sostanzialmente una risorsa che raccogli e li processi e ce l'hai, poi devi decidere cosa farci. Il problema è avere un'industria che fa il resto, perché le terre rare magari possiamo scavando trovarle anche qui in Europa, hanno trovato un giacimento di litio molto grande in Germania che potrebbe servire per i prossimi, non è una terra rara ma dà un'idea. Il problema del litio, possiamo farlo. Il problema grosso è che poi dobbiamo avere un'industria che sa cosa farci con queste terre rare. E i semiconduttori sono molto più complicati perché hanno una supply chain molto più complessa. Per fortuna abbiamo aziende come ASML, che è l'unica azienda mondiale che è in grado di fare litografia su 5 nanometri, l'estremo ultravioletto. Solo per dare un'idea di quanto è complicata questa roba. Voi non potete trovare una lampadina che mette nell'ultravioletto. Ora, l'ultravioletto lo ottenete vaporizzando del metallo e con dei laser colpendo queste piccole palline, facendo sostanzialmente dei lampi di plasma e poi controllando con le lenti particolarissime. È una tecnologia che ci vuole 20 anni per svilupparla. Okay? E questo, e i semiconduttori, da un rapporto di Goldman Sachs, coprono 169 diverse industries, 169 comparti industriali differenti, che vanno dall'AI, cloud computing, la difesa, criptomonete, automotive, eccetera, eccetera. Quindi è tutto legato a questo. Ancora 30 Italia, secondi, dottor Busti. Nel PNR ci sono 750 milioni. Giusto per darci un'idea, la Corea ne spenderà 450 miliardi, ok? E Taiwan più di 500. Gli Stati Uniti hanno stanziato 56 miliardi, l'Europa adesso ne ha messi sul tavolo 43. Lì è il futuro, perché lì si controlla praticamente tutto. Quindi è questo ciò che farà il futuro dei paesi. Probabilmente il singolo materiale si potrà trovare un sostituto. Alcuni sì, alcuni no. Si potranno trovare da altre parti o no. Ma le tecnologie per produrre queste cose sono in questo momento saldamente nelle mani dell'Occidente. La Cina sta cercando di fare qualcosa, ma non è ancora, diciamo, arrivata al punto di riuscire a completare la supply chain. E questa interdipendenza che ci fa dire, continueranno a mandarci il neodimio, perché altrimenti noi gli chiudiamo i rubinetti delle macchine per litografia ultravioletta. E fino a quando c'è questa interdipendenza, vi assicuro che non invaderanno Taiwan. E leggevo un po' di tempo fa una battuta, il posto migliore per i taiwanesi se la Cina attacca è scappare tutto a TSMC, che ha il 54% della produzione mondiale di chip a 5 nanometri, quelli che avete nei telefonini di ultima generazione. Perché sicuramente non la bombarderebbero. Questa era la battuta che girava sull'articolo. E io direi che possiamo lasciare la conclusione all'ambasciatore Vento, se tu sei d'accordo, Riccardo. Perfetto, quindi lasciamo le conclusioni al presidente e ambasciatore Sergio Vento. Grazie. Buonasera. Ma devo dire che commentando il tema delle terre rare e di quelle sono state le dinamiche che negli ultimi anni hanno caratterizzato questo tema, dinamiche, tanto per usare un termine abusato, geopolitiche, il ruolo della Cina e così via, io non posso evitare da un lato una sensazione di pessimismo, quasi di sgomento, e dall'altro viceversa una nota di ottimismo che rispecchia anche quanto è stato detto da alcuni degli intervenuti in precedenza. Per quanto riguarda la nota di sgomento e di pessimismo, devo dire che se noi dovessimo giudicare della qualità delle politiche europee, non solo dell'Unione Europea, ma anche dei singoli stati che compongono l'Unione Europea. Sappiamo bene che poi entriamo in settori dove gli interessi nazionali fanno premio e così via. Se dovessimo giudicare la qualità, ripeto, delle politiche degli europei, ecco, preferisco dire così, dal rapporto con l'Africa e con l'America Latina, veramente ci sarebbe da cedere alla, non so, prima lo sbigottimento e poi, ripeto, allo sgomento. Paesi come la Gran Bretagna, come la Francia, come il Belgio, come la stessa Germania, in parte l'Italia, che avevano il controllo e ancora adesso in qualche modo, se non il controllo, hanno un'influenza notevole negli affari africani. Basta vedere alle spedizioni sahariane della Francia, ai quali poi tra l'altro da ultimo hanno trascinato anche alcuni paesi europei con gli esiti che sappiamo,
quindi Serval, Barkan, Tacuba, eccetera, eccetera, e così via. A tutela poi di che cosa? A tutela, grosso modo, di un patrimonio minerario che è quello dell'uranio del Niger, che per i francesi ovviamente ha un'importanza fondamentale, visto, diciamo, il pilastro, che il nucleare è il pilastro delle loro politiche energetiche, anche poi naturalmente adesso di nuova generazione ad altro, e anche poi un certo tipo di altri interessi petroliferi, insomma, ripeto, in Africa, dal Congo Brazzaville al Chad fino alla Nigeria, naturalmente, come sappiamo, il Gabon. Per il resto, non so, tutta quella che era la fascia mineraria africana, quella dei grandi laghi, alcune province del Congo, il famoso Katanga, Zambia, la Namibia è stata la vocazione. Milano, effettivamente, il fatto che, insomma, si sia poi consentito nell'arco degli ultimi 15 anni una serie di insediamenti, di puntate cinesi che giocavano poi sul discorso delle infrastrutture, la trappola del debito che naturalmente scatta la Latina. Prima si parlava del fatto che anche lì, come ripeto, in quelle province africane, negli stati africani, dal Katanga, al Zambia, al Kivu ed altro, in America Latina, insomma, le grandi compagnie americane famose, Anacot, Anaconda, Cerro de Pasco, poi Rio Tinto, Britannica, cioè d'altro, proprio, hanno per decenni monopolizzato l'industria mineraria nel settore del rame, in modo particolare in paesi come il Cile, come... Ancora Perù, 30 secondi, ambasciatore. E così via. Ora, a questo punto, nei giorni scorsi si è concluso il vertice Unione Africana-Unione Europea a Bruxelles. Io ho l'impressione che non si sia entrati in profondità su questo tema e non si sia neanche sviluppato quello che nel corso dell'ultimo G7 in Cornovaglia nel giugno scorso il presidente Biden chiamò il Build Back Better Future World, Build Back Better World, cosiddetto, con colossali investimenti occidentali che dovrebbero in qualche modo, soprattutto in Africa, contrastare la famosa presenza cinese. Infine, e ultimo commento, è chiaro che per quanto riguarda l'Italia si è parlato di cassa depositi e prestiti, della possibilità anche di avanzare lì sulla forma di private equity, pubblico-privato. Naturalmente il privato, sappiamo, in Italia poi è sempre molto riluttante. L'Italia è un paese che sprizza capitali da tutte le parti, altissimi livelli di risparmio, dove vengono impiegati questi risparmi, sappiamo bene, gestione del risparmio e così via o d'altro, ma senza un'indicazione strategica. Giustamente è stato ricordato che l'attuale presidente Scannapieco della Cassa Depositi e Prestiti è stato a lungo la Banca Europea di Investimenti. Non dovrebbe essere difficile, ecco, montare un qualche cosa. Si è parlato, ad esempio, del riciclaggio e del recupero dei materiali rottamati, diciamo, cellulari, tablet, computer o d'altro. Ecco, questo del riciclaggio potrebbe anche rappresentare, diciamo, una finestra di opportunità, insieme effettivamente alla partecipazione a questo grande sforzo di rilancio, in modo particolare nel continente africano, senza dimenticare anche l'America Latina, che mi sembra anche lì altro caso di totale distrazione, proprio latitanza europea negli ultimi decenni. Quando dico europea, ripeto, non parlo solo dell'Unione Europea, ma paradossalmente anche dei singoli paesi dell'Unione Europea, soprattutto quelli che hanno sempre avuto questa grande proiezione, diciamo, negli altri continenti, ma che a un certo momento sembrano grosso modo ripiegati, viceversa, su alcuni settori che sono molto a valle del discorso delle terre rare, che sono a monte, come è stato ricordato prima, giustamente, poc'anzi, il discorso delle terre rare ha un senso se poi abbiamo chiara tutta la filiera, cioè non solo l'abbiamo chiara, ma l'abbiamo sotto controllo, la gestiamo una filiera nella quale poi le terre rare vanno a rappresentare una componente fondamentale. Grazie. Grazie, ambasciatore.
detto Andrea Ventu perché era in posizione periclitante. Però volevo ringraziarvi tutti. Naturalmente ci sono un sacco di domande a cui non siamo riusciti a rispondere e sicuramente faremo degli altri approfondimenti perché, come ho aperto, chiudo, la velocità di cambiamento di questo settore è enorme. Intanto volevo ringraziarvi di essere stati con noi, sia a nome di NED, che è un think tank che si occupa di queste cose e fa anche lato progettazione europea, e di Ventu e Associati, però ti lascio salutare da parte della Ventu Associati e te, Riccardo. Io saluto e passo la parola ad Andrea Ventu, il CEO della Ventu Associati, per un saluto e commento finale. Grazie, rieccomi a voi. Io non ho molto da aggiungere, ho ascoltato tutto. Credo che bisogna mettere a questo talk resiliente il to be continued, cioè diciamo che ci torneremo sicuramente, perché in realtà, ridendo e scherzando, ne abbiamo già fatti tre sulle terre rare e ce ne saranno un quarto o un quinto. Devo ringraziare veramente sia Andrea Cosentino che Luigia, perché e anche, scusate, Marco e tutti voi, perché questo tema di associare una partita che abbiamo sempre trattato un po' tradizionalmente, mi scuso, solo dal punto di vista geopolitico o geoeconomico se vogliamo, alla dimensione finanziaria e anche dei legami che ci sono tra i fondi cinesi, americani, russi, ecco, non era così evidente, anche sfata alcuni luoghi comuni. Ecco, stasera devo dire vi ringrazio tutti perché abbiamo sfatato numerosi luoghi comuni. Ringrazio anche Massimo Zaurini che si era tenuto un elemento da parte, che io, siccome, scusatemi, normalmente parlo per ultimo e non dovrei dare la parola a nessun altro, però siccome mi ricordo che aveva detto questa la dico dopo, allora chiedo solo a Massimo, eccezionalmente gli ridò la parola e magari faremo anche delle cose, anche perché Massimo deve annunciare che sta uscendo un numero speciale di Africa Affari. E quindi, insomma, diamogli questi 30 secondi a Massimo e buona serata a tutti. Andrea, che onore. Sì, è vero, il prossimo mese usciamo con un numero sulle terre rare in Africa, anche grazie a voi, nel senso che poi ci avete riacceso l'interesse e la curiosità. La cosa che volevo dire è una constatazione... Sono due constatazioni un po' tristi. Uno, che il tema terre rare, il nostro mondo politico italico non lo conosce, questo era venuto fuori durante l'Intelligence Week a una mia domanda e a me fa venire i brividi. La seconda cosa è che noi non abbiamo aziende minerarie e quindi anche gli attori che si vedono sono canadesi, sono australiani e l'Italia non ce l'ha. Parlando con Eni mi dicono gli ingegneri dove cercano i liquidi trovano anche i solidi. Bellissima cosa che un ingegnere di Eni mi ha detto un mesetto fa. È vero, però al momento nessuno lo fa. Ecco, tutto qua. Ti ringrazio Massimo, hai perfettamente ragione. Ci eravamo dimenticati di quel siparietto in cui quattro deputati e senatori di tutte le forze politiche, quindi non c'è una responsabilità particolare, alla domanda precisa se in una qualche commissione del Senato o della Camera o al Copasir si parlasse di terre rare, francamente tutti hanno detto no, non è approdato l'argomento nelle commissioni parlamentari. Ecco, questo francamente ci aveva molto sorpreso. Poi in realtà, correggendo il tiro, dicendo però i think tank, quelli fuori dalla politica istituzionale, parlano di terre rare. Vabbè, bene a ricordare anche questa, secondo me, latitanza un po' della politica. Bene, io vi ringrazio tutti, direi possiamo chiudere, sono le 7.53. Grazie Luigia Caponi, grazie Marco Bussi, grazie ovviamente Andrea Cosentino che ci ha portato il dossier, grazie a Massimo Zaurini e a Francesco Semprini, che rimarrà un po' misteriosa la strage delle tribù, diciamo, venezuelane al confine col Brasile, ma insomma abbiamo capito che c'è anche questo, purtroppo anche le stragi delle tribù. Ci vuole un to be continued solo per questo, Andrea. Anche per questo, torneremo anche sulle stragi delle tribù. Bene, io vi devo salutare, grazie veramente e alla prossima parleremo di Cina, parleremo della Cina.
di come la Cina si collega a tematiche in questo momento molto, molto importanti. Sarà fra quando è Riccardo Lavalla, l'8 marzo. Il titolo, parleremo del volume di Bradanini, La Cina, della Cina sulla l'ascesa della... Sì, l'ex ambasciatore in Cina. Benissimo, certo. Ottimo, buona un serata. Attimo, un attimo, solo una cosa, al dottor Zaurini, ha perfettamente ragione, ma vorrei ricordare che nel grande cimitero dei grandi gruppi industriali italiani, diciamo Olivetti, Montedison, Fiat ed altro, c'è anche la Metalli Italiani, la SME, il grande gruppo minerario italiano, quello che nasceva dalle colline metallifere toscane, l'isola d'Elba, le miniere italiane, ma che poi si era affermato ovviamente nel mondo, e che a un certo momento anch'esso si è disintegrato con tanti grandi player, quelli con i quali si può giocare veramente a livello internazionale. Io, come al solito, non sono un ammiratore del piccolo e bello, sì, il piccolo e bello in alcuni campi, ma quando si va in partite pesanti, partite forti come queste, naturalmente la dimensione e poi una dimensione finanziaria, tecnologica e in fondo anche politica conta. Comunque, dottor Zaurini ha fatto bene a dire che attualmente siamo abbastanza disarmati in questo campo. Grazie ancora. Grazie. Grazie, arrivederci. Buonasera a tutti. Salve.